E se tanto dormirai, piccolino, che farai? Una spiglia metterò, tanti chicchi ti darò e buon pane ti farò. Ma che cazzo volta, dice tanti anni fa, le montagne, si scriveva questa poesia. Io me la ricordo con affetto. Mamma santa, ma come si può pensare a un video promozionale con l'asino che legge piccolino? Secondo me non usciamo vivi di qui. Solamente delle memorie affettuose, di insegnare cose con un'anima dentro, un laboratorio attrezzato, una grande palestra, una biblioteca confortevole e molto ariosa. Ariosa non c'è dubbio. Ragazzi buoni, fate parlare i professori. Ecco, questa era la nostra scuola. La nostra professoressa Maiello, che vi presento, ha svolto un'indagine su questo argomento. Prego, professoressa. Grazie. Ecco, secondo questa indagine, il 10% dei nostri diplomati trova subito lavoro. Un'altra caratteristica del nostro istituto è l'affiatamento tra professori e tra studenti, e tra professori e tra studenti. Ecco, si studia molto, ma si studia bene. Per esempio, secondo una inchiesta che io ho svolto fra gli studenti delle scuole medie e inferiori, ecco, alcuni di loro credevano che Cavour fosse vissuto tra la pagina 89 e la pagina 94 del capitolo 8 del manuale di storia. Insomma, alle scuole superiori sarà un po' diverso da come siete abituati. Colleghi, non è il caso di fare così. Colleghi, ma noi siamo venuti qui per svolgere un servizio. Perché fate così? Ma che... Senti, ce l'hai ancora quella palla che ti ho regalato a Verona? Quella con Romeo e Giulietta che si baciano? Sì, mi piace tanto a mia figlia. Ma che c'entra?